tutti, sono Barbie Xanax e oggi vi volevo parlare di un altro film che si chiama The One I Love. È un film veramente poco conosciuto. Ve lo volevo consigliare perché secondo me è una chicca. Uno di quei film poco noti, però una volta che prendono passaparola su internet, secondo me può diventare veramente un cult. Questo film mi ha colpito tantissimo perché ha un taglio molto originale che ho adorato letteralmente. Immaginatevi questo film che è a metà tra un episodio di Ai confini della realtà, che per chi non lo sapesse è una serie TV fantascientifica, e una commedia romantica, senza però cadere troppo nell'uno nell'altro. Quindi se ci sono ragazzi che stanno all'ascolto e dicono: oh mio Dio, un film romantico, no, ma siete amanti della fantascienza, io vi consiglio di vedere questo film perché non è un film romantico banalotto, roba così. E se non l'avete mai visto, Ai confini della realtà, la serie TV fantascientifica che nella versione originale è The Twilight Zone, io vi consiglio assolutamente di vederla, perché soprattutto la serie, quella là in bianco e nero, è meravigliosa, è tra le mie serie TV preferite di tutti i tempi. Secondo me quello che ha questo film, e che è quello che mi piaceva di più della fantascienza di Ai confini della realtà, è che non era uno spazio lontano, non c'erano alieni eccetera eccetera, ma era uno spazio di fantascienza di un mondo molto simile al nostro, ma diverso. Come se fosse una versione di Sliding Dolls, ovvero elementi attualmente impossibili, però non slegati dal quotidiano, che potrebbero diventare qualcosa di plausibile in un altro universo simile al nostro. E questo film, quando l'ho visto, sembra veramente uscito da uno di quegli episodi di The Twilight Zone che tu vedi e rivedi mille volte, perché ogni volta che lo vedi trovi un piccolo dettaglio e dici wow. Il film inizia con una giovane coppia, stanno da un analista per tentare di riprendere il loro matrimonio che sta andando apparentemente in frantumi. Lui gli fa fare degli esercizi, però sembra veramente che tutto stia andando veramente male, così gli resta veramente l'ultima opzione: un weekend romantico in una casa di sua fiducia. Il rapporto tra Ethan e Sophie è veramente ridotto male. Loro sono molto scettici da questa soluzione, però va bene, vanno in questa casa. Iniziano a fare dei giri, vedono la piscina, vanno nella casa principale, ma soprattutto nella dépendance. E soprattutto di sera Sophie va nella dépendance. E lì scopre Ethan. Lei non ha visto arrivare lì Ethan. Diventa dolce, premuroso. Fanno sesso, è tutto meraviglioso, romantico. Sembra veramente che abbiano trovato un punto di incontro. Poi lei va in casa e trova Ethan che sta dormendo sul divano. Lei gli parla di quello che è successo nella dépendance e lui sembra letteralmente non capire. Dice: ma non ero io, non ci sono stato io. Fanno una scoperta sconvolgente, ovvero che nella dépendance ci possono entrare una alla volta, e quando ci entrano c'è il loro doppione del coniuge. C'è un sosia della persona che amano, e quello scompare quando loro escono. I due, quando capiscono questa cosa, sono letteralmente sconvolti e se ne vogliono andare. Però poi ci ripensano, pensano che è l'unica opportunità che hanno, si fidano del dottore per poter rimettere in piedi il loro matrimonio, e quindi decidono di tornare lì e vedere di riuscire a sistemare le cose. Ma il tutto si svilupperà in una maniera molto complessa. La cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo film è che molto raramente c'è un film romantico e inquietante allo stesso tempo. Se è romantico e inquietante allo stesso tempo, molto spesso è il limite dello stalking o della violenza domestica, cosa che non è qui fortunatamente. L'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è che gli attori sono bravissimi, letteralmente meravigliosi, sembrano veramente interpretati da due persone totalmente diverse, quelle due personalità di una stessa persona, anche semplicemente da uno sguardo, da un piccolissimo gesto. Elizabeth Moss è un'attrice fantastica, lei è veramente una tizia molto yeah, girl power, quindi vi consiglio assolutamente di seguirla. Vi consiglio la sua serie TV Top of the Lake, che era molto interessante, e ho fatto anche una recensione, se volete seguirla vi lascerò il link qui sotto, che è diciamo quasi una versione femminile di True Detective o di Twin Peaks, diciamo. La cosa che mi ha letteralmente sconvolta è che lei ha anche recitato in Ragazze Interrotte e faceva Polly, Torcia. Questo film è un po' il look tipico da film indipendente che gira nei festival. Mi è piaciuto tantissimo, è bellissimo, e mi è piaciuta anche molto la colonna sonora. Una delle curiosità del film, che me lo fa fare sinceramente ancora di più e dico bravissimi agli attori, è che in realtà non esisteva un copione. O meglio, c'era tutta la storia e tutto, però non c'erano i dialoghi. Solo a volte gli venivano dati la sera prima dei dialoghi agli attori per poterli girare il giorno dopo, ma molto più spesso quello che vediamo sullo schermo è tutta improvvisazione degli attori. E secondo me è fantastico, perché quando noi vediamo il film si percepisce effettivamente una certa incertezza e non sappiamo dove andrà a parare questo film, cosa succederà. Nel film il ruolo del terapista è interpretato da Ted Danson, ben noto per aver fatto la serie TV Cin Cin, CSI, ma recita in questo film in un piccolissimo ruolo, perché è praticamente il padrino del regista, Charlie McDowell, che è praticamente un esordiente. E non finisce qui, addirittura il film è stato completamente girato a casa sua e della moglie, proprio per aiutare questo ragazzo che aveva questa idea per il film, però non aveva, diciamo, i mezzi. Questo film è uno di quei film che ogni volta che lo vedi trovi dei dettagli particolari. Per esempio, nel video del terapista ci sono tutti orologi e ognuno ha un'ora diversa. Oppure ancora, nel poster del
del film ci sono due attori a mezzo busto che si riflettono nell'acqua, però il riflesso di Ethan non ha gli occhiali, proprio come il suo personaggio nella Dependance. Quindi vi consiglio assolutamente di vedere questo film e di fare anche un pochino i fighetti nel consigliarlo agli amici, perché è una cosa veramente carina secondo me. Il mio voto per questo film è quello di tamburi 9. Mi è piaciuto tantissimo, nonostante secondo me il finale un pochino si annusava nell'aria. Però mi è piaciuto molto lo stesso. Fatemi sapere se vedrete questo film, se l'avete visto, se vi piacerà soprattutto. Se avete dei film poco noti da consigliarmi, ovviamente consigliatemeli qui sotto, ce li consigliamo a vicenda tra me, chi mi segue e tutto. Grazie mille per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.